Nel giorno in cui ricorre il 37° anniversario dalla vittoria del Mondiale dell'82 in Spagna, l'ex CT della nazionale Giampiero Ventura, che al Mondiale purtroppo non è riuscito ad arrivarci con la sua nazionale, si è presentato in qualità di allenatore della Salernitana. Lo ha fatto nel giorno in cui finalmente è tornato in città anche il co-patron Claudio Lotito, accompagnato anche dal direttore sportivo Fabiani, che però ha preferito eclissarsi, rimanere distante dal tavolo della conferenza stampa, che è iniziata con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Lotito ha usato in avvio toni abbastanza concilianti, sia nei confronti dei recenti eventi, centenario e dintorni, sia nei confronti, della piazza, prospettando un campionato diverso, più divertente dal punto di vista dell'espressione del gioco, ma anche di risultati. Ha detto Lotito che Ventura è una scelta di qualità, un allenatore che sa trasformare i calciatori, sa farli rendere al massimo, sa far loro esprimere tirar fuori il meglio di sé. E Ventura ovviamente ha incassato con piacere le parole di Lotito, lo ascolteremo poi nel corso del telegiornale, ma ora ascoltiamo il patron della Salernitana. Ci tenevo ad essere presente per presentare chiaramente il mister col quale sono legato da stima profonda, considerazione, ritengo che sia la persona giusta per la Salernitana, visto che questa è una piazza dove ci sono degli intenditori di calcio, è la persona giusta per far assaporare una qualità di gioco che per i palati fini, come si suol dire, no? E ritengo che sia importante la mia presenza anche perché quest'anno è l'anno del centenario e anzi ringrazio la tifoseria per la festa che ha fatto e che ho apprezzato, perché io sto lontano, ma soltanto fisicamente, ma con la mente e col cuore sto vicino, tant'è vero ho visto quella bella manifestazione dietro la curva di tutti i tifosi con le proprie famiglie che hanno, come dire, dimostrato forte, fortissimo attaccamento ai colori della Salernitana, colori che dovunque vado, ogni tanto si presenta qualcuno anche in situazioni dove uno non immaginerebbe, mi dicono: Presidente, Forza Salernitana, mi raccomando quest'anno, eh? Cioè, persone che dico, significa che c'è un attaccamento particolare alla squadra, ai colori, che fa un onore a questa piazza. E proprio per questo la nostra società ritiene è ritenuto di dover investire con persone di qualità come il mister Ventura. Perché Ventura? Ventura perché, torno a ripetere, è un uomo di calcio, dice sì, fa allenatore, no, è un uomo di calcio e non di pallone, e sicuramente potrà favorire la crescita di tanti giocatori che hanno le potenzialità per essere buoni giocatori, ma che purtroppo poi troppo spesso non trovano conferma sul campo perché magari vengono mal impiegati, perché diciamo la persona che li dirige non ha quella visione tecnica prospettata nel futuro. E colui è uno di quelli che viceversa valuta le persone e investe sulle persone, le mette la condizione di potersi esprimere al 100%, perché l'importante è avere dei giocatori che non sono legati solo al nome, anzi sono legati alla qualità, che sono due cose diverse, dove spesso il nome non corrisponde esattamente alla qualità. Sono assolutamente felice di essere qui perché ritorno a fare quello che ho sempre fatto, tutta la mia vita sportiva, è lunga, quella di allenare tutti i giorni, andare sul campo tutti i giorni, confrontarmi tutti i giorni e cercare di produrre. Oggi il calcio è cambiato radicalmente, oggi devi produrre risultati sportivi, risultati economici, perché se no non hai un futuro. Quindi
ritorno a fare quello che ho fatto in tutti questi anni, tranne l'ultimo che può avere forse annacquato, cancellato qualche cosa, ma non dentro di me. Anzi, dentro di me è aumentata la voglia, la rabbia, la determinazione nel voler ritornare a fare quello che ho sempre fatto. Quindi, quale piazza migliore di Salerno? Per me Salerno è la Recchi. Io sono venuto in Serie A da avversario, la Recchi significava che 2 ore prima della partita c'erano 30.000, lo stadio era stracolmo, quello era la Recchi, quindi non c'è società migliore e piazza migliore per ritornare a fare quello che ho sempre fatto, perché nel momento che io riuscirò con i fatti e non con le parole a fare quello che ho sempre fatto, sarà bello rivedere la Rechipie, semplicemente questo. Io risponderò a tutte le domande che mi verranno fatte, ma ne anticipo una. Il mio obiettivo, l'obiettivo, io considero che vincere non è l'obiettivo, vincere è la conseguenza. È la conseguenza di quello che tu fai, di quello che tu sei, di quello che tu trasmetti, di quello che tu produci. La voglia è quella di ridare un'anima ad una squadra che ha un pubblico che è abituato a pretendere per quello che è la sua storia. Vorrei essere ricordato non per quello che magari ha vinto qualcosa, ma per quello che ha riportato i 25.000 e 30.000 alla Recchi. Vorrei essere ricordato per quello che è riuscito a dare l'orgoglio a un giocatore di mettersi la maglia granata. Vorrei essere ricordato per quello che il pubblico si è orgoglioso dei giocatori che indossano la maglia granata. Sto parlando di pubblico, sto parlando di giocatori, sto parlando di piazza, sto parlando di stimoli, sto parlando di voglia feroce, quindi tutto questo per dare l'inizio di un'avventura che mi auguro assolutamente produttiva. Quindi ringrazio il Presidente per le belle parole, ringrazio il Presidente per l'amicizia che mi concede e quindi da oggi insieme partiamo.